Questa iniziativa è nata grazie a una famosa trasmissione televisiva durante la quale un allevatore del Reggiano, di nome Tobia, ha sollevato il problema del mantenimento dei cani da guardiania. I cani da guardiania non sono altro che i cani come questo, da difesa del gregge. Questo cucciolo adesso peserà all'incirca 4 kg, ma sicuramente quando sarà adulto arriverà a pesare anche 40 kg. Immaginate che un allevatore può aver bisogno anche di 4, 5, 6 di questi cani per difendere il proprio gregge e quindi ovviamente si moltiplicano i costi di mantenimento. La Almo Nature, questa azienda che produce cibo per cani e gatti, ha quindi deciso di andare incontro all'esigenza degli allevatori di mantenere i pastori maremmani, anche in un'ottica di ridurre il conflitto con il lupo sul territorio, e quindi ha donato al parco diverse tonnellate di mangime che noi stiamo distribuendo gratuitamente a tutti i pastori e gli allevatori che ne hanno fatto richiesta, aiutando per il momento circa 180 cani. I cani pastori maremmani per me sono degli aiutanti, sono ottimi guardiani del gregge, mi difendono dal lupo e da tutti gli altri predatori. Questo per me fino ad oggi è stato un grande aiuto ed è stato anche un grande costo. Oggi ringrazio Almo Nature e la collaborazione con il Parco Nazionale dell'Appennino perché mi aiutano ad abbattere questo costo e a far sì che il mio lavoro possa relazionarsi in maniera positiva con quello che è la vita del lupo. Dall'autunno il lupo è il testimonial di Almo Nature, Almo Nature vuole essere testimonial del lupo, siamo qui per portare le crocchette Almo Nature ai pastori maremmani in un quadro di distensione di quelli che sono i rapporti tra i pastori e i lupi affinché il lupo non sia più visto come un pericolo, una minaccia, ma come una risorsa per queste economie di collina e di montagna. Questa iniziativa rappresenta sicuramente un esempio a livello nazionale. È una prima forma di collaborazione tra pubblico e privato per la difesa del lupo, ma anche per la difesa delle produzioni tipiche. Quindi ci auspichiamo che esperienze come queste si possano replicare su tutto il territorio nazionale e che abbiano un futuro.